Che cosa fa? Aspetta, aspetta. Comanda. È in casa la signorina Suzy. Se non è uscita adesso, poco fa era in camera sua. Beh, allora pregala di venire qui da me un momento. Bene, signore. Ma io non volevo questo, no, io volevo soltanto parlare con lei. Guardi, adesso qui bisogna chiarire tutto in modo preciso. Adesso bisogna capire. Ma io non credo che un colloquio tra me e Susan... Aspetti, mi faccia il favore, aspetti un momento. Stefano, tu qui? Volevi me? Sì, per lui. Dobbiamo parlare un momento noi tre. Davvero non capisco? Beh, capirai subito, siedi, siedi. Sì, sì. Dunque, Susy, questo tuo compagno di scuola, questo giovane che io conosco soltanto da pochi minuti, è venuto da me e mi ha chiesto la tua mano. Naturalmente, io desidero sapere cosa ne pensi tu. Ma Stefano, ma che cosa ti è saltato? Io scusa, sai, ma questa è grossa. Tutto mi sarei aspettata venendo qua, a meno... Ma... Perché? Perché? Ma come perché? Perché ti vuol bene, dico, questo è chiaro. Ma no, scusa, siamo stati vicini di banco per tanti anni, non mi sono mai accorta di nulla. E poi ci siamo perduti di vista, poi ci siamo rincontrati ieri sera. Sì, lo so perché mi hai raccontato tutto. E così di punto in bianco ti salta il ticchio di venire a parlare addirittura con mio padre. Oh, scusami, sai, Stefano, ma io davvero non ci capisco niente. Ma io non volevo parlare con te, l'ho detto a tuo padre, ma lui ha voluto. Ma ha ragione, scusa, lui non ti conosce. Vorrà sapere la mia opinione in proposito. Ma non importa, la capisco già. A me importava soltanto sapere che tuo padre non si sarebbe opposto. Poi, per il resto, basterà intenderci noi due. Col tempo, si capisce. Ma mi vuoi dire chiaro? Ma è inutile, poi l'ho già detto a tuo padre. Ma così, all'improvviso? No, era da parecchio tempo, ma tu non potevi accorgerti. E che cosa sai di me? Potrei anche non essere degna di te. Non hai pensato a questo? Non mi importa. E ti sei deciso adesso? Sì, perché tu ieri sera hai parlato. Per quello che ho detto ieri sera. Ha detto che tu hai bisogno di lui. Bisogno di qualcuno che non sia tuo padre, che non sia tuo fratello. Bisogno di qualcuno che ti porti via da qui, via da noi. Ma è vero questo? Oh, Stefano, io non so neanche più bene quello che ho detto ieri sera. Ieri sera mi faceva male il cuore, non bisogna ascoltarmi allora. E tu hai creduto? Ma perché non avrei dovuto crederti? Ti ho sentita... così sincera e allora mi sono deciso, Mi dispiace. Ma cosa ti dispiace? Ma dico, devi spiegarti, adesso devo capire anch'io cosa gli hai detto ieri sera. Ma non vale neanche più la pena di parlarne ormai, sono stata una sciocca. Certe volte si mente così, senza neanche sapere il perché. Io ti domando scusa, Stefano. Tu sei un bravo ragazzo, intelligente, buono. Tu devi capirmi e perdonarmi. Insomma, non debbo più pensare a te. Ecco, ma devi farlo così, semplicemente, senza provarne il minimo dolore. Non ne vale la pena, non lo merito, ecco. E tu credi che possa bastare per un uomo che ti vuol bene un ragionamento di questa specie? E credi che possa bastare a me, che ho bisogno un giorno di saperti accanto a un uomo buono, generoso, come ritengo che sia questo qui? Cosa rispondi adesso? Cosa rispondi a tutte e due? Che voglio essere lasciata in pace, che non ho nulla da dire. Susy, io voglio una risposta. E l'avrai subito, perché non ho nessuna intenzione di sposarmi, né oggi né mai. Aspetta. Perché se dicessi di sì a Stefano così per far piacere a te, a lui io farei un infelice di più. Non ho mai pensato a Stefano come ad un marito. Cioè come ad un uomo al quale legare tutta la mia vita. Dovrei stargli vicina così, come un'infermiera sta accanto ad un malato, per pietà. Finché un giorno potrei incontrare anche l'uomo... verso il quale sentirmi veramente attratta e allora che sarebbe di me? Potrei essere giudicata una cattiva moglie oppure la colpa non sarebbe di chi mi ha forzata a sposare un uomo per il quale sentivo della stima, dell'amicizia, ma non l'amore, non l'affetto. E chi potrebbe condannarmi? Due infelici saremmo, Stefano. Io lo sento.
E potremmo rendere infelici anche altre persone, i nostri figli, per esempio. Tu capisci questo, non è vero? Io sono certa che tu mi capisci. E capirai anche il perché di questo mio tono così deciso, così definitivo. Ho imparato, capisci? E a mie spese. Ma cosa hai imparato? A quali spese? Aspetta, papà, non è il momento ora. Più domando tardi. Scusa. Sento tutta la responsabilità di questo mio gesto così, così inutile e così dannoso. Ma del resto non mi stupisce. Sbaglio sempre io. È il mio destino. No, Stefano. Mi scusi. No, scusi lei piuttosto. Ci scusi tutte e due. Lei è davvero un bravo giovane. E io l'avrei accolta con grande gioia se in questa mia famiglia così ristretta e così disgraziata. Non ci intendiamo, vede? Non ci siamo mai intesi. Ce lo diciamo soltanto oggi, apriamo soltanto ora gli occhi sulla nostra vita. Perché fino ad oggi noi abbiamo saputo soltanto tacere. Papà. Sì, ho capito. Dopo. Dopo. Arrivederci, caro amico. E ancora mi scusi. Oh, prego. Stefano, io sono... Addio. Adesso mi spiegherai. Sì, con Giorgio. Giorgio? Sì, voglio che ci sia anche lui, deve esserci anche lui. Comanda? Mio fratello. È rientrato adesso, ha chiesto di lei. Digli di venire subito qui. Bene. C'è? Volevi me? Sì, guarda, è accaduto qualcosa qui poco fa. Beh, non ha importanza ora, ti dirò poi. Aspetta! Ma in seguito a quanto è accaduto, papà vuole sapere. Io non so con esattezza che cosa voglia sapere, ma... Io mi sono decisa a parlare. Non posso più tacere, non dobbiamo più tacere. Susi. Sì, lo so. Vuoi ricordarmi le nostre promesse, le nostre decisioni, ma non possiamo più tacere, vuoi capirlo? Dovevamo andarcene se volevamo tacere, ma siamo rimasti e quello è stato il nostro sbaglio. E rimanendo... Rimanendo? Voi avete processato e condannato vostro padre, vero? No, no, aspetta. Prima che voglia me io, devo dire qualche cosa a voi. Qualche cosa che assolutamente non si comunica fra padri e figli, ma voi... Voi siete figli moderni, vero? Voi siete la nuovissima generazione, io no. Io ero della vecchia, ma però mi sono trasformato. Ah, in questi ultimi tempi io mi sono cambiato in un padre giovane, alla moda, sul filo della corrente. Mi hanno mutato i tempi, mi hanno scavato il vostro silenzio, il vostro distacco, la vostra assenza e... Ho capito tutto. Io aspettavo soltanto il momento per poter parlare, per poter, come dite voi, mi pare, buttare fuori il malloppo. Ecco sì, perché io ce l'ho anch'io, qui... Il malloppo, e ho bisogno di buttarlo fuori. Vabbè, mi apro il petto e vi mostro il mio cuore. Dunque, voi mi accusate di non aver fatto felice vostra madre. Stai zitto perché lo so, l'ho capito, l'ho sentito benissimo da tanto tempo. Voi mi accusate di non averla amata abbastanza. Forse voi spingete anche la vostra accusa fino all'estremo limite. Voi mi ritenete responsabile, indiretto, siamo d'accordo, ma responsabile del suo viaggio. Intrapreso così presto. Insomma, io sarei stato il cattivo marito di una moglie buona, bella, giovane, ridente, però la compagna di giochi dei suoi figli bambini e poi l'amica tenera, affettuosa, comprensiva dei suoi figli cresciuti. È nato nel vostro cuore un oscuro sentimento di avversione per me fino da quando eravate ragazzi, forse fino dalla vostra nascita.
Lo sai che io non ho mai potuto farti una carezza sui capelli? Tu hai scansato la mia mano che eri ancora una bambina piccola così. E io non ho ripetuto quel gesto mai più. Sofferto, in silenzio, per anni. Mi sono rinchiuso qui nel mio studio con i miei libri, ho lasciato che la mamma si impadronisse di voi, diventasse la vostra amica, la vostra confidente. Insomma, a quel modo avevamo trovato un certo equilibrio nella nostra vita. Ripeto, io qui in castigo, chiuso fra i miei libri, il mio tavolo, e voi invece di là, ridenti, sereni, felici, col sole nelle camere e nel cuore. Due esistenze diverse nella stessa famiglia, la mia e la vostra. Non si esce da una situazione come questa, eh no. Si può uscire di schianto dalle grandi tragedie, dai gesti grossi, dalle parole enormi, estreme, definitive, ma dico da un angolo morto nel quale, senza una ragione, senza una vita, noi ci eravamo posti, si rimane prigionieri per tutta la vita. E prigionieri forse saremo ancora oggi se... Se qualche cosa di molto più grave di quanto tu dici non fosse accaduto. Su, lasciami dire, non si può più tacere. Certo che devi parlare. Ma io non ho ancora detto tutto di me. Dopo tu parlerai. Voi avete sempre solamente pensato al dolore di vostra madre, all'isolamento che l'avrebbe circondata se voi non le foste state sempre accanto. Ma a me, voi due, avete mai pensato? E come avete potuto credere che fossi nato, cresciuto per vivere solo, isolato, appartato come certi orsi dei giardini zoologici? Ma chi di voi è venuto accanto a me per cercare di capire la mia pena, il mio tormento, la ragione di questo? Sto gelo che mi si era impietrito dentro e fuori. L'avete mai saputo, per esempio, che fra me e vostra madre non c'è mai stato, io non dico neanche una lite, ma neanche uno screzzo, neanche la più piccola parola di rancore o amara, no, niente. Capite che il nostro è stato un dramma vissuto nel silenzio più assoluto, nell'isolamento più feroce. E poi, divenuti grandi, vero, con tutti i vostri studi, con tutta la vostra ansia di vivere, con tutto il vostro orgoglio di giovani nuovi, e come non avete sentito che nella vita ci sono dei casi in cui i figli hanno dei doveri altrettanto sottili e delicati di quelli dei genitori. Certo, con un vostro gesto voi avreste anche potuto sciogliere questo gelo tremendo che si era frapposto fra me e vostra madre. Oh, non avrebbero potuto far questo i giovani della mia generazione, che non osavano neanche pensare alla vita dei grandi, non osavano neanche volgere gli occhi e la mente alle loro azioni e ai loro pensieri. Ma voi che chiedete, che vi prendete una libertà estrema nel vostro modo di vivere, voi dovreste anche assumervi certi doveri morali. Il primo dei vostri doveri era quello di cercare di capire vostro padre e vostra madre e di avvicinarvi al loro male se malati li avevate scoperti. Si può mica capovolgere la vita soltanto sotto certi aspetti. Se la vita ha avuto il suo corso, tutti abbiamo l'obbligo di seguirla. Voi dovevate essere i primi a compiere questo gesto. E io vi giuro che se voi mi aveste teso una mano, io ve l'avrei abbandonate tutte e due. Potevate essere la vostra salvezza. Era tardi, papà. Tardi? Quando tardi? Quando tu dici che noi saremmo dovuti intervenire. Per compiere un gesto simile, noi dovevamo entrare nel vivo di una situazione che a noi aveva procurato soltanto un'esistenza diversa da quella dei nostri compagni di giochi e di studi. Per compiere quanto tu ci rinfacci di non aver compiuto, noi dovevamo vedere fino in fondo, e quando abbiamo visto, era tardi, papà. E avanti di tutto, Susi. Sì, il male era già avanti. Non si poteva più operare, e di questo noi ti accusiamo. Tu parli di gelo, di isolamento, di incomprensione, ma solo tu ti eri isolato, soltanto tu ti eri appartato, la mamma no. La mamma non era fatta per chiudersi in sé, la mamma aveva bisogno di luce, di calore, di affetto, di vita. La mamma era una creatura viva, papà. E avanti, parla, non tenerti niente dentro. Certo, è la sua memoria ora che noi dobbiamo difendere. Ma difendere da chi? Da te, da noi stessi. Noi dobbiamo ricostruire l'immagine di nostra madre, quale l'abbiamo avuta dentro per tanti anni. Noi dobbiamo ricomporre il bene che le volevamo. Non lasciarlo svanire e sfumare giorno per giorno. Tu credi di fare il nostro bene, il bene di tutti, dicendoci che nulla, mai nulla di grave è venuto di grave tra te e la mamma. Ma non sai che se questa certezza entrasse in noi, tutto sarebbe perduto. Tu non ti rendi conto che noi dobbiamo avere invece le prove della tua colpa? Tu vuoi salvarti, tu vuoi offrirci le prove della tua innocenza. E non capisci, papà, che se ci costringi a chinare il capo davanti a te, davanti a tutta la tua vita...